Buonasera e ben ritrovati al Palaboschetto di Ferrara, dove per la prima giornata del massimo campionato di Serie A1 femminile si affrontano le padroni di casa dell'Ariosto Secufro Ferrara e le campionesse d'Italia del Brixen Sud Tirol. Sono proprio le ospiti del Brixen a manovrare il primo pallone, con in cabina di regia Muratovic che distribuisce il gioco, chiama lo schema, chiama il pivot Vegni. Di Pietro ora in possesso della sfera. Di Pietro, e c'è il primo intervento arbitrale dopo la conclusione di Giada Babbo, che era stata respinta dall'estremo difensore dell'Ariosto Ferrara, Elisa Ferrari, e siamo al primo penalty con Di Pietro che si presenta per la trasformazione e sblocca il punteggio. Il primo gol stagionale al Palaboschetto è delle ospiti, delle campionesse d'Italia, che ripartono da come hanno lasciato la scorsa stagione, 1-0 con rete su rigore di Di Pietro. Ora è l'Ariosto con Tanic a manovrare. Tanic per la nuova arrivata Radovic, che si appresta alla conclusione, impegna severamente il portiere della formazione ospite Lukin. Giada Babbo per Vegni, che porta a due le reti delle ospiti. Marocchi per Radovic e Chiara Ferrara schierata sulla corsia sinistra dell'attacco estense. Ferrara che si presenta in campo con Ferrari in porta, Tanic centrale, le straniere Petrov e Rakovic, terzini, alle ali Ferrara e Soglietti e l'italo-uruguayana Marocchi in posizione di pivot. Tanic manca l'imbucata per Marocchi, riparte Brixen con Di Pietro. Di Pietro per Muratovic, ma il pallone non entra, complice un montante e per Brixen sfuma l'occasione di poter allungare nel punteggio. Ripartono quindi le padrone di casa con Tanic. Le ospiti del Bressanone, Brixen, che si schierano in campo con in porta la numero 26 Lukin, Muratovic in regia, Di Pietro e Put terzini, Ilber e Babbo ali e Vegni in posizione di pivot. Katia Soglietti tocca forse il suo primo pallone, smista per Tanic, Radovic. Tanic alla conclusione, ancora una volta è il fischio arbitrale a sanzionare la difesa altoatesina. Riparte Ferrara sempre con la regista numero 9. Tanic per Marocchi, che con un pregevolissimo pallonetto accorcia le distanze. Punteggio di 2-1. Di Pietro con un bellissimo sottomano ristabilisce le distanze, punteggio di 3-1. E Ferrara quest'anno chiamata a un ruolo di protagonista, Chiara Ferrara, l'italo-croata, che per la prima stagione è chiamata a recitare da protagonista. Il mister Carlo Spritto riserva per lei in questa stagione un ruolo di titolare e la giovane ala serve proprio lei. Capitan Soglietti che con un diagonale trafigge Lukin e accorcia le distanze, 3-2. Ora è Elisa Ferrari a bloccare l'attacco delle ospiti. E ancora Katia Soglietti a riportare in punteggio in parità. Ottimo inizio della capitana stessa, punteggio di 3-3. Di Pietro riparte, ricuce la manovra per Sud Tirol con Muratovic e Put. Palla in angolo per la bomber Giada Babbo, ancora Muratovic, Put, Muratovic, ed è proprio Put, Ligia Put, a riportare in vantaggio le ospiti.
Rakovic, Tanic. Petrova. Ora passi, infrazione di passi per la straniera dell'Estense, Sandra Rakovic, e palla restituita a Hilbert, che commette infrazione nel tentativo di servire Vegni, e palla restituita all'Estense in maglia nera oggi con Petrova che serve Soglietti. Rakovic per Tanic, azione personale della centrale Estense, e palla che termina in fallo laterale, ma il direttore di gara rivede un'infrazione da parte della difesa ospite e palla riconsegnata a Tanic, che costruisce una nuova manovra per le padrone di casa. Chiara Ferrara, Rakovic per Petrova, la prima conclusione in maglia Estense in partita ufficiale, ed è subito un gol, quindi punteggio ancora in parità con Petrova, che ristabilisce il punteggio. Il punteggio di 4-4. Infrazione arbitrale giusta, con c'è una segnalazione arbitrale che ferma l'attacco delle ospiti. Tanic aveva fermato fallosamente Muratovic, giusto l'intervento arbitrale, ed è sempre Muratovic che serve splendidamente il pivot Vegni, ma manca il controllo la numero 19 e consente a Elisa Ferrari, estremo difensore Estense, di neutralizzare. Ora è sempre Petrova, la bulgara Petrova, fermata fallosamente sull'alto versante del campo. 2 minuti per Ligia Put, che si scusa cavallerescamente con Petrova, quindi Ferrara in superiorità numerica. Palla in gioco con Marocchi che serve Radovic, ora è Tanic per Petrova, autore dell'ultima rete Estense, e Tanic che carica il braccio di Radovic che non lascia scampo a Lukin. Primo vantaggio per l'Estense con Radovic. Sandra Radovic, pregevolissimo il diagonale che non ha lasciato scampo a Lukin, che ora si siede in panchina, quindi tutte solo giocatrici di movimento per le altoatesine in campo. L'inferiorità numerica consiglia l'allenatore questa condotta tattica. È Muratovic che imposta, padrona del gioco, gestisce ogni pallone delle ospiti. Di Pietro fuori, che è una diagonale di Di Pietro che termina almeno un metro a lato della porta difesa da Elisa Ferrari. Inusuale un errore così per una giocatrice del livello di Giorgia Di Pietro. Tanic per Radovic da sull'altro versante, Chiara Ferrari iniziativa, la bionda slava Radovic serve al centro Tanic. Bellissimo il diagonale di Tanic per Chiara Ferrara, che lo perfeziona con un cioccolatino da applausi. Palla che termina lentamente in fondo alla rete, primo doppio vantaggio per Ferrara, punteggio di 6-4. Buon momento per l'Ariosto, buon momento, sta difendendo bene, imbriglia l'attacco ospite. Ancora una volta Di Pietro fermato dalla difesa, Marocchi e Radovic hanno issato un muro invalicabile per Di Pietro. Palla ancora per Tanic, azione personale, rete di Tanic, azione personale, si mette in proprio questa volta la regista Estense e conclude con una azione, con una destro che rimbalza davanti al portiere avversario e si alza fino all'incrocio dei pali. C'è qualche protesta da parte delle ospite, ma l'arbitro è irremovibile sulla sua posizione. Gioco in questo momento fermo. Carlos Britos, coach delle padroni di casa, sta impartendo ordini e disposizioni alla difesa schierata in linea con da destra Soglietti, Tanic, Petrova, Radovic, Marocchi, Ferrara, alle loro spalle attentissima Elisa Ferrari. Muratovic
È entrato in campo Schatzer con il numero 10. Alto Tesine sempre in inferiorità numerica. Muratovic a gestire l'attacco ospite. Palla sull'out di destra dove Hilberg concretizza, accorcia le distanze, punteggio di 7-5. 7-5 con la rete di Iber. Tanis dalla parte opposta sta già manovrando per le padrone di casa. Radovic ancora per Chiara Ferrara, questa volta è chiusa pregevolmente da Iber. Petrova serve Soglietti che con un passaggio di classe sopraffina serve il pivot Fernanda Marocchi. Fernanda non si lascia sfuggire l'occasione e in tuffo riporta a più 3 il vantaggio delle padrone di casa. 8-5 il punteggio. Ed è Putt che dalla parte opposta non immediatamente accorcia le distanze. Fermata fallosamente l'attacco estense, questa volta è buona la difesa di Muratovic. Questa volta Muratovic ha difeso egregiamente, l'arbitro, il fischio arbitrale gli ha dato ragione. Punteggio comunque di 8-6 quando sono trascorsi poco e più di 10 minuti della prima frazione di gioco. Schatzer per Muratovic. Muratovic, Putz, Schatzer, Marocchi, difesa arcigna e giocatrice avversaria Schatzer che termina a terra. Fischio arbitrale e palla nelle mani di Ligia Putt che non ci pensa due volte a lasciar partire una conclusione che termina alta, però il gioco è stato ancora una volta fermato dal direttore di gara e sanzionata la difesa di casa, quindi Muratovic ancora sul pallone. Giada Babbo si accentra e viene servita e non sbaglia centralmente, giocatrice che siamo abituati a vedere con bottini importanti. Petrova, Marocchi, palla persa. Fischio arbitrale, quindi palla persa, ma c'è stata un'infrazione da parte della difesa ospite e palla ancora nelle mani delle ragazze in divisa nera con bordi viola. La divisa delle padrone di casa perde palla. Katia Soglietti stretta nella morsa fra Vegni e Schatzer, fischio arbitrale e palla nelle mani di Radovic con ancora Ferrara con la possibilità di alzare ancora il punteggio. Questa volta però è brava Lukin a respingere e neutralizzare la conclusione di Radovic. Muratovic in velocità, Schatzer ed Elisa Ferrari non si fa sorprendere. Fischio arbitrale, Marocchi questa volta alza il braccio, si accusa del fallo. 2 minuti per l'Itala italo-uruguayana e penalty dove Di Pietro, la specialista, Di Pietro contro Elisa Ferrari e conclusione accarezzata che sorprende l'esperto difensore, estremo difensore locale e punteggio in parità, torna in parità 8-8. Riparte la formazione estense con Radovic, Tanic, Ariosto che manovra per linee esterne. Radovic, Tanic si incunea nella difesa, pregevolissima conclusione della centrale dell'Ariosto che riporta in vantaggio la propria formazione, padrone in casa avanti di una rete, 9-8 il punteggio. Due minuti per Schatzer anche, quindi su Tirol Brixen ancora una volta in inferiorità numerica, attacco senza il portiere, solo giocatrici di movimento per Nossing. Di Pietro
Muratovic, che gestisce ogni pallone offensivo delle ragazze campioni d'Italia. Questa volta il pallone viene deviato, sporcato da Katia Soglietti, e Vigni non lascia scampo a Ferrara. 9-9 il punteggio. Manovra con Tanic, ci pensa ancora la regista ferrarese. Radovic per Petrova, Murata la bulgara, palla però che rimane nelle mani della formazione ferrarese, rimessa in gioco da Capitan Soglietti. Tanic serve Chiara Ferrara, questa volta viene chiusa da Hilder. Tanic, Petrova, conclusione che lambisce, sfiora il palo alla destra di Lukin e termina a lato. Rimane in parità il punteggio, 9 pari. Hilder, Di Pietro e ancora una volta Muratovic, padrona del gioco della Südtirol Brixen. Di Pietro, Muratovic, Petrova gli chiude lo specchio, ma ci pensa Ligia Putt da fuori a sorprendere Elisa Ferrari, portiere fuori dai pali, e Marocchi porta ancora il punteggio in parità. 10 pari il punteggio. Manovra ragionata con Muratovic al centro dell'attacco del Brixen. Di Pietro serve la compagna con il numero 7. Putt, Muratovic, Di Pietro, non riesce il servizio all'ala, però palla rimane di possesso di Bressanone con Hilder che serve Muratovic, che questa volta prova a mettersi in proprio con una conclusione sbilenca che termina altissima sopra la traversa di Ferrari. C'è un'infrazione offensiva da parte di Marocchi e palla che ritorna a Di Pietro, che impegna severamente Elisa Ferrari, che serve prontamente Chiara Ferrara con un lungo lancio. Ferrara si fa ipnotizzare da Lukin e spreca una favorevolissima occasione. Time out, ci vuole ragionare su Nossing, punteggio in parità con due formazioni che si sono fronteggiate a viso aperto. Partita meglio le campioni d'Italia del Brixen, poi Ferrara, una volta rimesso in ordine le fila, ha ricucito il punteggio, è passata in vantaggio, però di fronte non va dimenticato che c'è una formazione di primissimo livello con giocatrici che sanno trovare la rete in ogni situazione di gioco e hanno ricucito il punteggio. Ora in parità 10-10, come marcatori abbiamo per Ferrara Marocchi con 3 reti, invece sempre a quota 3 per le ospiti Di Pietro e Ligia Putt. Bella partita, contenuti tecnici notevoli, si sono viste un paio di conclusioni veramente da giocatrici di primissimo livello, portieri abili sia Elisa Ferrari che dalla parte ospite il numero 26 Lukin, in un paio di circostanze come l'ultima occasione dove l'estremo difensore altoatesino ha sbarrato la strada a Chiara Ferrara lanciata in solitudine. Diciamo che il livello complessivo delle giocatrici in campo è veramente notevole, partita gradevole. Non dimentichiamo che siamo alla prima di campionato con temperature decisamente estive qua a Ferrara. Squadra tornata in campo, Ferrara schierata in difesa, una sistematina alla rete della porta che ha qualche problemino ma tutto aggiustato, ci ha pensato lo stesso direttore di gara. Fischio arbitrale, si riparte con Muratovic, Babbo per Vegni. Certo che Muratovic, Di Pietro e Putt sono un trio in costruzione di gioco veramente importante. Lo ha dimostrato Putt adesso,
conclusione a pallonetto dove Elisa Ferrari compie veramente un intervento da fuori classe andando a bloccare il pallonetto con perfetta attenzione di tempo, però purtroppo tutto è stato vanificato da fischio arbitrale con Marocchi sanzionata e ancora una volta la specialista Giorgia Di Pietro numero 17 a presentarsi per il penalty e ancora una volta trafitta Elisa Ferrari, torna in vantaggio Brixen, punteggio di 11-10. Radovic per Tanic. Soglietti, capitan Soglietti per la nuova arrivata, la straniera Petrova, l'altra straniera anche lei neo arrivata Radovic. Le due giocatori però fanno un po' con full, perde la maniglia del pallone, ancora Petrova fatica a tenere la sfera fra le mani e questa volta è Chiara Ferrara a commettere infrazioni, tre incertezze nella stessa azione del gioco per Ferrara, non facile, non è una situazione usuale, comunque palla persa, Muratovic per Ilber sola, palla che incoccia il secondo palo, rimbalza ancora addosso all'ala altoatesina che a sua volta nella spinta era terminata all'interno dell'area pitturata, di conseguenza infrazione e palla nelle mani delle padrone di casa. Petrova e Soglietti manovrano sul versante destro dell'attacco ferrarese. Radovic Bertanic su tiro al Brixen avanti di un gol, però attacco per Ferrara con Petrova, Tanic che fatica a servire Chiara Ferrara all'ala, ci pensa Petrova, si alza e lascia partire un diagonale che non dà scampo al portiere ospite. 11 pari. Vegni ancora porta in vantaggio le ospiti. Radovic si riprova quindi in una frazione di secondo, due reti, punteggio di 12-1, di 12-11 ci mancherebbe, 12-11, quindi rimane incollata l'Ariosto alle campionesse d'Italia in carica. Maja Tanic serve Petrova, carica il destro, ci ripensa, serve ancora il centrale in maglia nera. Petrova questa volta ci prova ancora lei, meno fortunata questa conclusione, e attenta e brava Lukin a respingere la conclusione che termina lato. Di Pietro per Put e questa volta è altrettanto brava dall'altra parte la collega Elisa Ferrari a bloccare la conclusione di Ligia Put. Petrova per Tanic. Radovic, giocatrice che ancora forse in questa partita non ha espresso tutto il suo talento, esuberanza fisica, un braccio invidiabile per la nuova straniera dell'Ariosto, Chiara Ferrara. Radovic questa volta mi smentisce immediatamente servendo un pallone coi fiocchi per capitan Soglietti che ristabilisce le distanze, punteggio di 12 pari. Come sempre Muratovic ci pensa al centro dell'attacco, servita Vegni da Babbo e ancora su Tirol in vantaggio, 13-12 il punteggio. Il pivot Vegni non si è lasciato sfuggire l'occasione, servita ottimamente da Babbo. In questa occasione già da Babbo si è vista più come persona più incline agli assist rispetto a come siamo abituati a vederla, con bottini diretti decisamente importanti. Tanic per Soglietti, Marocchi questa volta manca l'aggancio con la sfera, era un'azione simile a quella che aveva fruttato una rete pochi minuti fa, traversa, colpisce la traversa questa volta la neoentrata Abicar, però la infrazione arbitrale sanziona la difesa di Petrova. Ancora colloquio i due direttori di gara, gioco fermo, una sensazione che sarà segnato un'estrema punizione, un penalty, rigore per
le ospiti. È infrazione addirittura ai danni di Elisa Ferrari. È il portiere stesso ad essere stato sanzionato. Ora sono la stessa portiere Elisa Ferrari e Fernanda Marocchi a colloquio con l'arbitro sull'altro versante, altro capannello, con il secondo arbitro Carlo Svito, scorce Katia Soglietti, arbitro che alza un cartellino giallo nei confronti di Brittos, allenatore della Ariosto Ferrara. Tra i pali si sistema Gabriella Vetale in sostituzione di Elisa Ferrari, costretta a segnare, a sedersi in panchina. Questa volta è Muratovic a presentarsi per la massima punizione. Spiazza Vitale, punteggio di più 2, 14-12 per gli ospiti del Brixen sul Tirol. Tanic ci riprova, è entrata in campo Poderi. Ferraresi senza portiere in questo momento, Poderi è in campo e Vitale che adesso torna in campo con Soglietti che si va a sedere in panchina. Ariosto Ferrara che difende in 5 più Gabriella Vitale fra i pali. Anche però Brixen è in inferiorità numerica a sua volta senza il portiere, con tutti i giocatori di campo e nessuno a difendere i pali ospiti. Muratovic, ottimo servizio per Babbo, ancora Muratovic che sorprende Vitale, 15-12, due reti consecutive per Muratovic. Allunga Brixen quando sono trascorsi 22 minuti della prima frazione, punteggio di più 3, break delle altoatesine, parziale aperto con Carlotta Poderi a servire Tanic, Radovic, Soglietti. Carlotta Poderi, Tanic si incunea nella difesa ospite e si guadagna a sua volta una massima punizione. Si entra in campo Capitan Soglietti a incaricarsi della trasformazione, era momentaneamente seduta in panchina. Avvicendamento tra i pali per coach Nossing con Lucchino che si siede, ed entra in campo per il rigore invece la numero 16 Monica Prunster. Quindi Soglietti contro Prunster, e la capitana dell'Ariosto non sbaglia nonostante la sfera sia stata toccata da Prunster. Muratovic di Pietro, Ilber, palla sopra la testa di Gabriella Vitale, Ilber non sbaglia, 16-13 il punteggio. Radovic, Tanic, punteggio di 16-13 quando mancano 23, quando sono trascorsi 23 minuti di gioco. Tanic serve Marocchi che non aggancia la sfera, Lucchino serve Giada Babbo, fermata da Tanic, ottimo intervento difensivo Di Pietro, diagonale, ottima respinta di Elisa Ferrari che era ritornata in porta. 2 minuti per Radovic e ennesimo penalty per le ragazze di coach Nossing. Ancora Muratovic, questo si va a incaricare della trasformazione. Le prime sono state di competenza di Giorgia Di Pietro, 100% per lei, dopodiché è toccato a Muratovic. Finora anche per lei solo trasformazioni. Muratovic contro Ferrari, ancora gol. Allunga il Sud Tirol Brixen, punteggio di 17-13 con questo penalty di Muratovic. Esma Muratovic non sbaglia, giocatore veramente di grande qualità. Tanic per Petrova, entrata in campo Martina Lobiondo,
primo pallone toccato dalla Lobiondo e gioco subito fermato, time out chiamato da Carlos Britos, che con le campionesse d'Italia che stanno tentando il primo break, stanno tentando la prima fuga, opta per fermare tutto, parlarci sopra, riorganizzare le idee delle sue ragazze per impedire che la potenzialità enorme di Brixen possa far sì che le ragazze di Coach Nossing possano imprimere un break, non si può dire decisivo, ma già importante, e costringere le padrone di casa a disputare poi un resto della partita in costante rincorsa contro un avversario che l'anno scorso ha vinto quasi tutte le partite disputate, quest'anno ha perso qualche giocatrice importante, ma ha inserito delle atlete che già qui alla prima prestazione, al primo impegno stagionale al Pallaboschetto di Ferrara, stanno dimostrando di non avere nulla di meno rispetto alle campionesse che hanno lasciato l'Alto Adige, anzi ci sono giocatrici che hanno strappato applausi a Pallaboschetti con giocate veramente di pregevolissima fattura. E Fernanda Marocchi col pallone in mano, si attende il fischio arbitrale, si riparte con Marocchi per Tanic e Poderi, inserita in campo insieme a Marti Lobiondo per questo finale di primo tempo. E Katia Soglietti con la sfera fra le mani, azione personale, Katia Soglietti strappa applausi convinti con un'azione di pura classe. Accorcia le distanze 17-14. Opportuna questa rete del capitano Estense. Ora è un altro fischio arbitrale a vanificare la parata di Elisa Ferrari, che aveva neutralizzato una conclusione in mischia di Muratovic. Giada Babbo, ancora Elisa Ferrari neutralizza Abiker e riparte e consente alla formazione di Ferrara un'ulteriore opportunità di accorciare ancora le distanze. Tanic, Petrova sempre per Maya Tanic, tenta l'incursione Lobiondo, Petrova, conclusione di Petrova, palla all'incrocio dei pali. Sono 15 le reti dell'Ariosto Ferrara, 17 quelle delle ospiti. Petrova, Vegni supera fallosamente, fermata fallosamente da Marocchi. Fernanda Marocchi cavallerescamente aiuta ad alzarsi Vegni, questa volta direi che non ci sono dubbi sull'assegnazione della massima punizione per Brixen, sempre la bionda Muratovic, numero 7 in maglia azzurra, questa volta non trova lo specchio della porta, palla che si infrange contro il muro alle spalle della rete difesa, della porta difesa da Elisa Ferrari. Sprecca il primo penalty Bressanone con Muratovic, vediamo se sarà ancora la nuova straniera di Nossing a incaricarsi di eventuali futuri penalty. Intanto Martina Lobiondo per Petrova, Radovic, Murata Radovic, ma è la stessa straniera a recuperare il pallone e a sprecare nuovamente. Sull'altro versante invece ci pensano Vegni e Babbo a non comprendersi e lasciare sfuggire colpevolmente il pallone in fallo laterale. Errore gratuito nell'attacco delle campioni d'Italia e palla che torna nelle mani dell'Ariosto con possibilità di andare a meno uno. Tanic per Petrova, sempre Tanic, la serba di Ferrara, Radovic, ancora una volta fermata, però questa volta il direttore di gara non può esimersi dal fischiare fallo a favore di Radovic. Petrova, Radovic,
per Tanic, Soglietti in posizione di ala destra. Buona la difesa delle ospiti, che costringe all'infrazione di passi Maja Tanic. Palla persa per Ferrara. Ariosto che spreca l'opportunità di arrivare a una sola di distanza di lunghezza dalle campionesse d'Italia, che manovrano sempre con Muratovic. Di Pietro. Muratovic sbaglia la misura e Ilber non può controllare questo pallone. Secondo attacco consecutivo di Brixen, che termina malamente a lato con errori di misura nei passaggi laterali. Forse un peccato di concentrazione, che viene però perdonato da Petrova con una conclusione centrale che Lucchino blocca con abilità, e Abiker porta a 18 le reti con una perfetta azione personale. Punteggio di 18-15 quando inizia l'ultimo minuto della prima frazione. Tanic, Petrova, Radovic, Petrova, Soglietti, gli viene dato spazio, però Lucchino chiude tutto, e azione per Giorgia Di Pietro. E la numero 18 Nadarfer, che non sbaglia, appena entrata, e porta a 19 le reti delle padrone di casa, 19-15 il punteggio. Ultimi scampoli, 10 secondi al termine della prima frazione, vediamo chi si incaricherà dell'ultima conclusione. E Radovic, e alza malamente sopra la traversa, concedendo l'ultimo tiro a Di Pietro, con Ferrari che alza sopra la traversa. Si conclude la prima frazione di gioco, il punteggio è di 19-15 a favore delle ospiti del Brixen su Tirol. Bel primo tempo, campionessa Italia che hanno dimostrato il proprio valore, Ariosto che però ha avuto la capacità e la bravura di non far scappare, di non lasciare scappare via le avversarie di altissimo valore. Sono rimaste incollate alla partita fino alla fine. Il punteggio ora è il massimo vantaggio, 19-15, con cui si conclude il primo tempo. Squadre negli spogliatoi, un saluto e a risentirci fra una manciata di minuti.
Ben ritrovati, squadre di nuovo in campo per il secondo tempo di Ariosto, Secur, Fox, Ferrara, Brixen, Sud Tirol, campionesse d'Italia in vantaggio, hanno concluso la prima frazione sul punteggio di 19-15, quindi Ferrara chiamato subito a rimontare. Petrova coglie il palo alla prima opportunità, Vegni sull'altro versante, serve Hilbert e giocatrice di classe che non si lascia scappare l'occasione, la numero 12 Hilbert, per allungare nuovamente il suo punteggio, massimo vantaggio con 20-15 a favore delle ospiti. Sempre Petrova, la bulgara per Tanic, Martilo Biondo che nella seconda parte di gara ha preso il posto di Chiara Ferrara. Tanic in azione personale, ma Lucchino strappa applausi con un intervento, una vera prodezza, con la mano sinistra aperta neutralizza la conclusione di Tanic. Carlos Brittos in panchina carica le sue e Muratovic, la macedone che ancora una volta si incarica di impostare la manovra per le campionesse d'Italia. Put Muratovic, Di Pietro, cerniera, terzino centrale di valore assoluto. Giada Babbo servita centralmente e fischio arbitrale con Radovic fermata, sanzionata, e palla nuovamente nelle mani delle ospiti in maglia azzurra. Azione di classe cristallina di Muratovic che sorprende il portiere Stense. 21-15 il punteggio. Conclusione di Muratovic, no look all'angolino, Elisa Ferrari nulla ha potuto. Radovic, Tanic, palla che esce di un nulla, lambisce il pallo alla sinistra di Lucchino, Di Pietro sull'altro versante, fermata fallosamente da Radovic. Estremo difensore della Secur Foc Ariosto che rincuora Radovic, Muratovic, Hilder, ancora palla in rete col punteggio che sale a 22 per le ospiti. E Carlo Fritos dopo appena 2 minuti e mezzo di gioco ferma già nuovamente chiamando il primo time out. Si vede che nello spogliatoio non è servito quanto ci si è detto, bisogna parlarci ancora sopra. D'altronde l'inizio di ripresa non è stato sicuramente come Carlos Brittos avrebbe voluto. E a conferma di quanto si stava dicendo qualche secondo fa, si sente il tono della voce concitato dell'allenatore Stense a caricare le sue ragazze, e Capitan Soglietti la prima a presentarsi in campo. Capitan Soglietti, giocatrice dalle mille battaglie, classe, temperamento e personalità per l'ala della formazione ferrarese. Pensate, curiosamente per l'ennesima volta si affrontano la prima giornata di campionato Ariosto Ferrara e Brixen su Tirol, ormai è una costante, scherzi del destino, il sorteggio mette tutte le stagioni, ormai è un classico queste due formazioni una contro l'altra all'esordio. Ci prova la prima conclusione Martina Lobiundo, ancora una volta Lucchino si dimostra portiere davvero importante. Lucchino ancora una volta chiude lo specchio della porta, Martina Lobiondo ci aveva provato, però il portiere, nuovo portiere delle Altotesine, ancora una volta si fa trovare pronto. Sull'altro versante Muratovic per Put, Hilder, Di Pietro, Babbo, Put, Veronica su se stesso ed è già da Babbo servita sull'ala, perde il pallone fortunatamente sulle mani di Di Pietro e Put questa volta impegna Elisa Ferrari che non si fa sorprendere.
lungo lancio per Soglietti con Di Pietro che prova a fermare la capitana dell'Ariosto Ferrara. Ora invece il fischio arbitrale sempre a favore dell'Ariosto e ai danni di Licia Put, fermata fallosamente, che ferma fallosamente Maria Fernanda Marocchi. Due minuti per Licia Put, che si va mestamente a sedere in panchina, concedendo la superiorità numerica all'Ariosto, che proverà a ricucire il punteggio. Tanic, bellissimo al pallone per lo biondo in ala, palla che torna centralmente per Petrova, che con la mano mancina ne riesce questa volta a superare il portiere Lucchino. Petrova, punteggio di 22-16. Come accade sempre quando il Sud Tirol è in inferiorità numerica, Nessing rinuncia al portiere per avere la parità numerica in mezzo al campo, con lo biondo che marca a tutto campo Muratovic. Questa volta è Petrova però a fermare fallosamente Di Pietro. Di Pietro, brava Marocchi questa volta a ergersi a baluardo insormontabile. Di Pietro e Ferrari si tuffa sulla sua destra, pare Elisa Ferrari, servendo subito Radovic. Petrova, Tanic, azione in velocità per Soglietti, brava Katia Soglietti a portare a 17 le marcature, 22-17. Dopo il time out di Carlos Britos, le giocatrici ferraresi sembrano entrate in campo con la giusta determinazione. Babbo, Abiker, Di Pietro, Muratovic, Giada Babbo servita in ala, Abiker, Di Pietro, altro fulcro della manovra ospite, stavolta è Radovic a fermare Abiker. Muratovic, Ilber, la macedone numero 7 tenta, si mette in proprio, azione personale stretta nella morsa fra Marocchi e lo biondo, fischio arbitrale. Muratovic ci prova da fuori, sinta, serve Ilber che con un sinistro e peggiorissima fattura trafigge Elisa Ferrari. Ilber ancora a segno, 23-17 il punteggio. Petrova, Soglietti, Tanic, azione personale della serba di coach Carlo Spritto, punteggio di 23-18. Muratovic, Elisa Ferrari, pallone vagante, se ne impossessa Petrova. Radovic, Tanic, Petrova. Tanic, Petrova ancora, supera Lucchin. Lucchin questa volta nulla ha potuto sulla conclusione calibrata della bulgara Stefani Petrovic, Stefani Petrova. Muratovic, fischio arbitrale, questa volta Petrova ferma col fallo la macedone della Brixen Sud Tirol. Ancora un fischio arbitrale, si lamenta Tanic.
penalty, ennesimo penalty per Brixen. Dopo l'errore di Muratovic nell'ultima opportunità, torna dall'attacca Di Pietro. Di Pietro contro Ferrari, palla in fondo al sacco e punteggio che si allunga ancora, 25-19. Tanic. Fermata pausamente da Indo. E due minuti per Abiker. Soglietti fermato fallosamente al momento della conclusione. Capitan Soglietti viene fermata con un fischio arbitrale e si riparte per le campioni d'Italia, campionesse d'Italia, con Ligiaput, Muratovic, l'esperta Di Pietro, Put, Muratovic. Tenta un servizio filtrante per Giada Babbo. Questa volta il fallo di Elisa Ferrari fuori dall'area di competenza. Put. La manovra articolata da parte delle ospiti. Infrazione di passi di Ligia Put, che riconsegna il pallone all'Ariosto con Tanic, Katia Soglietti, Lukin respinge, Marocchi è la più lesta di tutti a ribadire il tap-in in fondo alla rete. 24-20 in punteggio con Fernanda Marocchi che accorcia le distanze. 24-20 il punteggio. Giada Babbo con un gesto di stizza restituisce il pallone colpendolo con un pugno a Ligia Put. Nulla di grave comunque. Hilder sull'altro versante. Muratovic fermata fallosamente dalla morsa composta da Radovic e Marocchi. Di Pietro. Muratovic. Fermata fallosamente il pivot Begni. Ancora Muratovic in possesso della sfera. Ligia Put tenta un servizio filtrante, troppo filtrante per Vegni. Violetta Vegni non vede la sfera filtrare, palla riconsegnata alla difesa estense. Radovic, passaggio dietro a schiena per Ferrara che è tornata in campo. Questa è una grandissima azione dell'Ariosto Ferrara che concretizza Marocchi. Tre passaggi velocissimi hanno liberato il pivot estense davanti al portiere che non si è lasciata sfuggire l'opportunità di accorciare il punteggio. Nuovo strappo di Ferrara, 24-21 il punteggio. Muratovic, Put e Di Pietro, solite tre a cucire la manovra. Palla toccata con un piede da Petrova. Qui c'è un due minuti per la Bulgara che veramente grida vendetta perché la numero 92 di dell'Ariosto Ferrara non ha cercato minimamente di interrompere la traiettoria del pallone con il piede, ma è stato proprio il passaggio della Di Pietro che è andata a incocciare contro una caviglia della Bulgara Petrova. Muratovic Put, servizio per Di Pietro che non sbaglia e ristabilisce il punteggio, le misure con la 25esima rete,
punteggio di 25 a 21 a favore delle ospiti. È tornata in campo Carlotta Poderi col numero 11, seduta in panchina a rifiatare è il portiere Elisa Ferrari, quindi pali della porta sguarniti per le padrone di campo. Barocchi tocca Poderi, palla nelle mani di Radovic. Tanic, Poderi per Capitan Soglietti, ma che sfortuna per Fernanda Marocchi. E palla restituita con un'infrazione di Pietro, con la giocatrice altotesina che ha provato a tenere in campo il pallone, ma col tuffandosi col corpo è terminato oltre la linea che demarca il limite del campo. Palla ancora nelle mani di Fer Marocchi, 25-21 il punteggio. Ferrara, Radovic, Tanic, Marocchi per Radovic, Poderi per ancora la serba regista della formazione di Brittos. Poderi, palla intercettata da Lucchin, la più lesta è Fer Marocchi che ribadisce in rete, 25 a 22. Marocchi per Di Pietro, Poderi interviene, ma è Hilder a ristabilire le distanze. ...26 a 22 il punteggio, quando ormai ci avviamo alla metà della ripresa. Sono quasi 15 minuti giocati di questo secondo tempo equilibrato. Sempre avanti le ospiti, con distacchi che variavano fra le 2 e le 4 reti. Punteggio ora a più 4, 26 a 22. Ancora Marocchi con un pallonetto che fa alzare in piedi il pallaboschetto, supera Lucchin, 26 a 23. Put, Babbo, Muratovic, prova improprio, fermata, serve Elber che supera ancora Elisa Ferrari, 27 a 23. Hilber veramente si sta dimostrando una spina nel fianco per la difesa estense. Sara Hilber ha segnato ormai un numero notevole di reti, dopo andiamo a conteggiarle, ma direi che lei e Di Pietro si possono contendere la palma di top scorer, e Di Pietro con molti penalty. Ora Katia Soglietti, se parliamo di bomber non possiamo non citare anche la capitana estense. Katia Soglietti sigla la rete numero 24 con un preciso diagonale, 27 a 24 il punteggio. Babbo, palla che termina lato, poche le iniziative di Giada Babbo, siamo abituati a vederla su bottini decisamente più elevati. Merito ancora una volta di Katia Soglietti, bravissima a contenere il bomber altoatesino. Infrazione da parte dell'attacco ospite, con Put che sbaglia l'aggancio della sfera e commette infrazione di passi. Radovic, palo della bionda serba, Chiara Ferrara impegna Pruster che nel frattempo ha sostituito fra i pali Lucchin. Pruster si presenta con una paratona veramente importante, una prodezza da parte dell'estremo difensore con il numero 16, veste la casacca 26 gialla invece l'altro portiere Lucchin. Squadre con divisa azzurra con bordi bianchi per Brixen, nero con bordi di ciclamino per quello che riguarda la Riosto Securforce Ferrara. Giada Babbo, numero 25, Muratovic, Babbo fermata da Radovic abilmente, ottima azione difensiva della nuova straniera. Giada Babbo però non sbaglia due volte, supera in serpentina la difesa di casa e con un delizioso pallonetto neutralizza il tentativo di intervento di Elisa Ferrari. 28 a 24 il punteggio e Babbo che muove anche il suo score personale, seconda rete per lei. Ferrara, Radovic, Petrova, Katia Soglietti,
e Prunster che chiude lo specchio della porta a Katerskoski. E ancora Petrova che serve Tanic, pallone che staziona nella zona centrale. Radovic cerca Ferrara con lo sguardo, chiusa però la traiettoria di passaggio. Soglietti per Petrova, la bulgara ci prova in proprio, chiusa dalla difesa delle campionesse d'Italia. Soglietti, serve Marocchi e ancora una volta questo schema funziona con Fernanda Marocchi che in tuffo riporta sotto le sue 28-25. Ancora Begni con un'incertezza, regala palla a Maja Tanic. Soglietti, rete di Katia Soglietti, 28-26. Non sembra assolutamente vedere il trascorrere degli anni.
Murat Muratovic, punteggio di 30-27. Ancora Putta alla stessa posizione dove ha trafitto il portiere ferrarese pochi istanti fa. Serve Abiker dal lato che non perdona. Allunga ancora Brixen 31-27 a favore delle ospite. Nossing all'ultimo time out ha ottenuto i frutti sperati. Ora Soglietti dalla posizione canonica di ala destra a superare Prunster. Trentuno a 28. Put Muratovic di Pietro. Put e ancora Ligia Put, autrice di un'ottima partita come la compagna di Pietro Muratovic. Hilbert fermata da Chiara Ferrar. Muratovic per Di Pietro e Elisa Ferrari blocca la conclusione. Serve con un lungo contropiede Chiara Ferrara che ancora una volta si fa respingere la conclusione dall'ottima Prunster. Peccato, sfortunata, sola era riuscita ad agganciare il lungo lancio calibratissimo del proprio portiere. Sola davanti a Prunster, l'estremo difensore ospite ha compiuto una prodezza assoluta neutralizzando la conclusione di Chiara Ferrara, liberata in solitudine davanti al portiere. Ancora Di Pietro per Hilbert che non sbaglia ancora una volta. La numero 12 ospite, veramente dalla posizione di ala destra, è una sentenza. Petrova per Soglietti. Ancora Prunster chiude la porta. Monica Prunster, da quando si è sistemata fra i pali della porta ospite, ha veramente impresso un segnale forte alla partita, perché è veramente difficile superare questo estremo portiere. Nulla togliere a chi l'aveva preceduta, perché anche Lucchin si è dimostrata portiere di grandissime qualità, due ottimi estremi difensori per Nossing. D'altronde parliamo di una formazione di rango assoluto. Ancora una volta Put piega le mani di Elisa Ferrari, punteggio di 33-28. Chiara Ferrara è ancora una volta fermata da Prunster che sembra avere un conto in sospeso con la bionda italo-croata che va a sedersi in panchina. Chiara Ferrara sotto in panchina, torna in campo Martina Lo Biondo. Proverà lei a sparare la strada a Sara Hilbert, che finora è stata una sentenza dalla posizione di ala destra, un'autentica spina nel fianco per la difesa di casa. Giada Babbo per Put, questa volta Radovic blocca l'iniziativa personale di Ligia Put. Giorgio Di Pietro, Muratovic e il pivot Vegni ottimamente servito, supera ancora una volta Elisa Ferrari, punteggio 34-28, più 6 per le ospiti a poco meno di 5 minuti dalla conclusione. Time out chiamato da Carlos Britos che prova a parlarci sopra per vedere di non far scappare, questa volta sarebbe, ahimè, penso definitivamente, le campionesse d'Italia verso i primi due punti stagionali. Time out per Carlos Britos. Veramente un clima torrido qua al Pallaboschetto di Ferrara. D'altronde siamo ancora agli inizi di settembre, ma qua in Emilia sembra di essere veramente in luglio.
quindi onore ancora di più a tutte le atlete in campo, perché giocare con questi ritmi, questo dinamismo su ogni pallone, lottando la morte su ogni pallone con questa temperatura, va ancora più a dare meriti a queste ragazze, a tutte le ragazze scese in campo. Parliamo di due formazioni di caratura importante, cioè, per quello che riguarda Brix parliamo della squadra campione d'Italia, ma anche l'Ariosto Ferraro sta dando dimostrazione di poter reggere l'urto contro formazioni di primissima fascia. Radovic e Lobiundo non si intendono. Palla regalata a Monica Prunster. Di Pietro per Ligia Putt. Palla per poter mettere in discesa il punteggio per Di Pietro. Palla ragionata, azione ragionata con probabilmente Brixen, che già comincia a dare un'occhiata al cronometro. Mancano 4 minuti. Palla persa con Petrova che si lancia in contropiede. Palla guadagnata in mischia da Muratovic che la porta via dalle mani di Poderi. Di Pietro ringrazia e porta 35 le marcature. 35-28 con Giorgio Di Pietro che ancora una volta supera il portiere ferrarese. Elisa Ferrari seduta in panchina con Lobiundo, giocatrice di movimento in campo. Petrova spreca un altro pallone e Giada Babbo dalla propria metà campo non trova lo specchio della porta, con il portiere ancora in corsa nel tentativo di recuperare partendo dalla panchina. Palla quindi ancora nelle mani delle padrone di casa, con la stessa Petrova per Katia Soglietti. Tanic si inserisce in un nugolo di avversari e viene chiusa, ma c'è il fischio arbitrale. Sempre Tanic per Petrova. Il centrale estense serve Marocchi, un altro palo per Fernanda Marocchi, trova l'ennesimo palo della sua partita che vanifica la conclusione che poteva accorciare il punteggio, che rimane sul 35-28. Ilber numero 12 per è rientrata in campo la numero 10 Schatzer. Ligia Putt invece, lei non ha mai lasciato il campo, e sulla respinta di Elisa Ferrari e Vegni che porta 35 le marcature. Sì. Soglietti, Tanic, Babbo recupera la palla, ma c'è un fallo ai danni di Tanic e di Muratovic. Gioco fermo. Muratovic si siede in panchina per i due minuti. Marocchi in possesso del pallone per Tanic, Radovic, Martina Lobiundo perde la maniglia del pallone, sfera che termina lentamente a fondo campo. Non è la prima incomprensione fra Sandra Radovic e Martina Lobiundo, cose che possono capitare, siamo alla prima giornata di campionato, non dimentichiamolo, quindi ci sarà tempo per rodare i meccanismi, affilare quello che sono gli schemi, ci sarà tanto lavoro in palestra ancora. Petrova recupera palla, Tanic, Lobiundo da fuori, trova la porta. Priva del portiere la difesa ospite e Lobiundo trova lo specchio dei pali. 36-29, 36-29. Hilder Putt
palla che rimane carambola fra mille mani, la prima ad accapararlo è Ligia Put, con Vegni fermata fallosamente da Tanic al momento della conclusione. Put ci prova da fuori, troppo pretenziosa questa conclusione che termina abbondantemente lontano dai pali. Petrova per Radovic, servita allo biondo ma non può arrivare sulla sfera. Quando ormai siamo agli ultimi secondi di gara, Ligia Put serve la nuova entrata, la numero 77 di Kohler, che è proprio sul fischio finale, ha la soddisfazione della rete personale. La partita si conclude col punteggio di 37-29, quindi primi due punti per Brixen, che espugna il pallaboschetto di Ferrara e riparte con la stessa marcia che aveva la scorsa stagione. Per quello che riguarda l'Ariosto Ferrara, ha disputato, le ragazze di Carlos Brittos hanno disputato un'ottima prestazione, va considerato anche che di fronte avevano le campionesse d'Italia, una formazione di valore assoluto, quindi va parametrato anche sul valore delle avversarie. Ci sarà tempo per l'Ariosto per conquistare punti, il lavoro di Carlos Brittos continuerà in questa settimana in palestra, c'è da inserire le nuove straniere Petrova e la serba Radic. Per adesso quello che è stato fatto non è stato da disprezzare. Le ragazze dell'Ariosto comunque raccolgono gli applausi guidate da Elisa, dall'esperta Elisa Ferrari, raccolgono gli applausi del proprio pubblico del pallaboschetto, applausi non punti, però prestazione che insomma si può considerare positiva. Bene, la prima giornata di campionato va in archivio con Brixen Sud Tirol che supera al pallaboschetto di Ferrara l'Ariosto Secur Fox con il punteggio di 37-29. A voi tutti un saluto da Giuseppe Celeghini e a risentirci alle prossime occasioni. Thank you.